Bene ragazzi, bentornati in un altro fantastico paradiso fuori sala, fantastico, finalmente siamo tornati al cinema dopo 4 mesi di astinenza, ma non ce la facevo più. Allora ragazzi miei, sono di ritorno dalle visioni in sala di Siberia di Abel Ferrara, interpretato da sempre, secondo me è un fantastico, ma è una garanzia, Willem Dafoe. Fantastico, Willem Dafoe c'ha un viso che figa, solamente la sua espressività, le sue movenze sono sempre un marchio di fabbrica, cioè sono sempre una garanzia, secondo me, è sempre un attore che è veramente sempre molto interessante vederlo, anche magari se magari non tutti i film sono proprio degni di nota, ma lui è un attore che tiene sempre in piedi la baracca, è sempre in grado di tenere in piedi un po' tutta la baracca, anche appunto quando i film magari non sono proprio degni di nota. Allora, Siberia è un film di cui non sapevo assolutamente un cazzo, sono sincero, ma essendo un altro film inedito, nuovo, bello fresco, mi sono fiondato assolutamente al cinema a vederlo. Devo dire che mi è piaciuto, è un bel film, è assolutamente un bel film, anche se devo dire che, non sapendo assolutamente un cazzo del film che sarei andato a vedere, conosco assolutamente Abel Ferrara, sicuramente la presenza di Willem Dafoe e la regia di Abel Ferrara mi hanno assolutamente spinto ad andare a vedere il film completamente al buio, non sapendo un cazzo, non essendomi informato. Allora, torno a ripetere, è un bel film, a me è piaciuto molto, veramente un bel film, però bisogna dire questo, è uno di quei film molto particolari, molto atipici, molto difficili da seguire, molto strani, non è un film assolutamente per tutti, è uno di quei film che possono mandare un po' in confusione il pubblico di massa. Perché? Perché Siberia è un film assolutamente astratto, un film assolutamente visionario, un film che non è assolutamente esplicativo, è un film che vuole far ragionare lo spettatore, ma lo spettatore esigente, lo spettatore che ha voglia veramente di mettersi lì a ragionare dopo aver visto il film su quello che ha visto, sul significato delle scene che abbiamo visto durante il film, i dialoghi, la simbologia e tutto quanto. Adesso qui ovviamente, come ogni volta che faccio un tempino, vi parlo del film, non farò assolutamente questo tipo di spoiler, anche se in realtà sarebbe molto difficile fare spoiler parlandone, proprio descrivendo scena dopo scena, perché ripeto, è un film molto visionario, molto simbolico, Siberia. Posso dire che il film inizia in una maniera molto canonica, molto normale, tra virgolette, nel senso che vediamo questo uomo, che personaggio interpretato da Willem Dafoe, che praticamente vive all'interno di questa sorta di baita, locanda, taverna, chiamatela come cazzo volete, in un luogo un po' disperso, in un luogo della Siberia, dove c'è appunto questo clima, questo paesaggio innevato, condizioni climatiche avverse, temperatura sotto zero, e lui sta in questa, chiamiamola taverna, baita taverna, ed ogni tanto passa qualcuno, passa qualche viaggiatore, e passando di lì si ferma in questa taverna qua per magari riscaldarsi un po', bere qualcosa di caldo, e per poi levarsi dai coglioni e rimettersi in marcia. E lui è, lo capite subito, lui è il padrone, lui vive lì, è il padrone di questo posto qua, vive lì, ha i suoi cani, ha la sua slitta,
che lo aiutano durante i suoi spostamenti, e però sa, subito dopo i primi 10 minuti, un quarto d'ora del film, capiamo che la narrativa del film è una narrativa molto particolare, molto atipica, molto strana. Capiamo subito che c'è qualcosa che non va nel montaggio, in quello che vediamo, in quello che le scene che vengono assemblate una dopo l'altra, e capiamo fin da subito, fin da poco, almeno io avevo già capito dopo 10 minuti di film dove si voleva andare a parare con la sceneggiatura del film, che tipo di film sarebbe stato. Però ripeto, magari in tanti non riescono a capirlo, a percepirlo. Vi posso solamente dire che Siberia vuole essere un viaggio introspettivo nell'inconscio, nel subconscio, nell'inconscio di questa persona, una persona estremamente tormentata, una persona che, lo capiamo fin da subito, si dà delle colpe molto marcate verso praticamente le persone che sono state parte della sua vita, verso il padre, verso il fratello, verso la moglie, verso il figlio, verso la famiglia. È una persona tormentata, è un viaggio introspettivo molto visionario, molto particolare, molto strampalato, molto strano e anche molto noioso da un certo punto di vista, prettamente cinematografico. Posso capire che è un film che ha le sue pause, si prende le sue pause, i suoi tempi, è molto strano. Però è questo Siberia, vuole essere questo, un viaggio tormentato, un viaggio visionario, simbolico, introspettivo, nel subconscio di questa persona estremamente tormentata, che ripercorre un po' i tasselli più importanti della sua vita, i suoi momenti topici della sua esistenza, della sua vita. Quindi dovete vederla così, è un film figurativo. Tutto quello, secondo me, tutto quello che vedete nel film non è mai concreto, ma sono un miscuglio di ricordi, paure, desideri, frenesie, tormenti di questa persona qua, più o meno realistici, che poi si vanno a fondere con situazioni assurde, atipiche, strane, perché, ripeto, è un viaggio nell'inconscio di una persona tormentata. E mi è piaciuto perché a me questa narrativa qua mi piace molto. Poi se il film è anche supportato da un'interpretazione degna di nota, come può essere quella appunto di un attore titanico come William Dafoe, che per me è un attore titanico eccezionale, è un grande professionista, ha dimostrato nel corso della sua vastissima e lunghissima carriera di essere un attore molto versatile. William Dafoe è un attore che ha interpretato decine di ruoli diversi, decine di film completamente diversi uno dall'altro, e non ha mai deluso, ha sempre dimostrato di essere un grande artista che ama il cinema in tutte le sue mille sfaccettature, dal cinema più commerciale al cinema più d'autore. E qui parliamo, ragazzi miei, Siberia è assolutamente un film non d'autore, di più, un film assolutamente atipico, un film per intenditori, per palati fini, un film per pubblico esigente. Infatti adesso qui la roba un po' da ridere, ma mi viene assolutamente da citarla. In sala eravamo in pochi, eravamo in 7-8 persone, e due coppie hanno abbandonato il film a metà sala, sono uscite perché evidentemente non stavano capendo un cazzo, stavano facendo due coglioni così, e hanno abbandonato il film, sono uscite dalla sala. E io quando vedo quelle cose qua, da una parte mi viene da ridere, ma dall'altra parte mi piange il cuore, perché ragazzi miei, il cinema di un certo livello è fatto anche di questo, il cinema, questi film qua
qua sono una sfida perché possono risultare sì noiosi, pesanti, però ragazzi miei, dovete figare, quando abbiamo davanti un film del genere dobbiamo fare un po' uno sforzo, dobbiamo cercare di capire cosa stiamo vedendo, cosa il regista e lo sceneggiatore ci vuole dire con le scene strane, strampalate che stiamo guardando. Ragazzi miei, il cinema non è solamente Hollywood, esplosioni, supereroi che saltano da un palazzo all'altro e distruggono tutto. No, il cinema è anche cinema d'autore. C'è un momento e momento per godersi ogni sfaccettatura del cinema. Quindi ragazzi miei, Siberia è un film che non lo consiglio se siete un pubblico prettamente da cinema semplice, da cinema hollywoodiano. No, Siberia ci mettete sulla croce e andate a fare dell'altro, andate a guardare dell'altro. Però se siete un pubblico esigente, sempre alla ricerca minuziosa di tutte le mille sfaccettature che può avere un film, che può avere appunto il cinema, in tutte le sue mille forme, Siberia assolutamente lo consiglio, assolutamente provate a guardare un film di Siberia. Poi non è un film che vuole essere un film che ha il primato di narrare una storia con questa tecnica qua, strana, di introspettività di un viaggio dentro una persona, no? Abbiamo visto tanti altri film così, però Siberia è l'ultimo rappresentante di quel tipo di film lì, di quel modo di narrare una storia, di quel modo di conoscere una persona attraverso questo suo viaggio introspettivo dentro di sé, dentro un po' tutti i momenti importanti, belli e brutti, che hanno praticamente caratterizzato la persona stessa. Ragazzi miei, io ve lo consiglio, torno a ripetere, approfittatene di questo periodo qua di riapertura delle sale, dove andare a vedere un film non costa un cazzo, perché io sto andando a vedere film a manetta a 4,90 euro, dovuto al fatto sicuramente di cercare di riportare un po' il pubblico in sala dopo il casino del Covid-19. Non sarà facile, non sarà assolutamente facile, perché ripeto, anche oggi, come vi dicevo prima, in sala eravamo in 6 o 7, e ragazzi miei, adesso è un periodo molto difficile per chi gestisce le multisala, ma anche le sale piccoline, è un periodo difficile. Purtroppo io spero con tutto il cuore che le sale cinematografiche tornino a riempirsi come è giusto che sia, perché sono un appassionato del cinema, amo il cinema e amo andare a vedere film in sala. Una cosa curiosa, degna di nota, che mi viene da citare, perché comunque assolutamente non me lo sarei mai aspettato, è che, ragazzi miei, Siberia è un film che è stato doppiato in italiano da William Dafoe stesso, fantastico, eccezionale, che con un suo italiano molto maccheronico, molto un po' strampalato, che è assolutamente comprensibile, ma ha una probabilmente la pronuncia, quindi Dafoe è un attore americano, cioè ragazzi miei, lui ha fatto il possibile, ha cercato di leggere le sue stesse battute recitando in italiano il più corretto possibile, e mi ha fatto sorridere questa cosa qua. Ma perché? Perché mi è tornata alla memoria quello che era successo la stessa cosa tanti anni fa con il fantastico film di Roman Polanski, se vi ricordate, se siete appassionati di cinema ve lo ricordate sicuramente, sarà sicuramente un film che avete sicuramente visto, L'inquilino del terzo piano, vecchio film degli anni 70 di Roman Polanski, dove lui per la versione italiana ha doppiato il suo personaggio. E quindi qui Willem Dafoe ha fatto la stessa cosa, fantastico. Infatti il film comincia con questo lungo monologo, io conoscendo molto bene Willem Dafoe, conoscendo anche molto, molto bene la sua voce in lingua originale, me ne sono accorto subito che era lui, che parlava in italiano, quindi ho capito subito che lui in tutto il film avrebbe doppiato se stesso, e quindi mi è venuto un mezzo sorriso. L'ho trovato una cosa un po' atipica, ma comunque ho apprezzato tantissimo. Non so come mai, non riesco a capire come mai
la produzione di questo film qua abbia optato per una cosa del genere, forse può darsi che, visto che il film appunto è uscito in puro durante proprio il momento di questo post-Covid-19, immagino che il film sarebbe dovuto uscire magari un paio di mesi fa, proprio nel pieno periodo del Covid-19, e magari c'è stato sicuramente uno sciopero, comunque un blocco anche da parte dei doppiatori nostri, nostri professionisti, e magari può darsi che la produzione abbia chiesto a Willem Dafoe di recitare e di doppiare il film stesso. Adesso andrò a informarmi, è una cosa molto curiosa. Magari non è niente di tutto questo, ma magari Willem Dafoe ha voluto proprio, magari perché è particolarmente legato al nostro paese, ha voluto doppiare per la prima volta, credo, perché credo che non l'abbia mai fatto, ma che qui adesso mi andrò a informare, che è una cosa di cui non sono assolutamente sicuro, magari ha voluto doppiare, ha voluto fare questa cosa qua, un po' tipica, ha voluto doppiarsi in italiano, e ha fatto, secondo me, un ottimo lavoro. Forse non l'ho detto all'inizio del clippino, parliamo di un film che, attenzione ragazzi miei, questo film qua non è un film americano, è una produzione italiana, tedesca e messicana, quindi attenzione, parliamo sempre di film, di cinema, in questo caso qua non hollywoodiano, nonostante la presenza dell'attore americano titanico Willem Dafoe, il film è una coproduzione italiana, tedesca e messicana, però sappiamo che Willem Dafoe non è mai stato un attore che si è prestato solo unicamente ai film hollywoodiani, assolutamente, anzi è un attore, torno a ripetere, è un attore incredibile, molto poliedrico, molto versatile, che non ha mai rifiutato ruoli anche molto piccolini, produzioni anche molto risicate, è un attore che ama il cinema a 360 gradi, quindi lui quando un progetto lo convince, gli danno il copione, gli parlano del progetto, se lo convince lui accetta anche se è una produzione minore, piccolina, perché solamente i veri professionisti fanno così, ragazzi miei, il cinema è anche questo, anzi è soprattutto questo, è soprattutto in questi casi che vediamo se un attore è veramente un attore professionista che ama il cinema indipendentemente dai soldi che gli danno, quindi anche questa è una cosa assolutamente degna di nota. Bene ragazzi miei, sono quasi arrivato, ripeto, il film lo consiglio, tornate in sala, tornate a godere del cinema in sala, niente, un ringraziamento a tutti come al solito, un ringraziamento un po' marcato ai soliti 3-4 stronzi che mi seguono sempre, che guardano sempre tutti i miei clipini, che soprattutto mi riguardano sempre dall'inizio alla fine, anche quando sono un po' troppo lunghi, troppo rodorrosi, dove posso un po' rompere un po' i coglioni, quindi un po' troppo, posso risultare un po' logorroico, in maniera un po' più marcata, non è il caso di questi clipini qua fuori sale in cui me la sbrigo in una ventina di minuti neanche. E come al solito ragazzi miei, ci ritroviamo in un prossimo fottuto clipino on the road.